Dux 2018 è libero. Io non sono Dux 2018. Superuomo. Camicia nera. Eccellenza, lui. Preso. Onore e rispetto. Vabbè, beata lei, la ficcio con Gabriel Garco, è presissimissimo. E che cazzo? E che cazzo è libero? Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone. Progetti per il futuro? Fare l'impero. Pam! Che razza di persona sei? Convincente. Diversi studi di psichiatria e psicologia dicono che per diventare un leader, sia politico oppure capo di un'azienda, insomma, una persona in un ruolo di potere e comando, bisogna essere dei sociopatici. Ora, questo è un leader che torna, è un stato molto importante per questo paese. Lei è un po' d'accordo? Bisogna essere un po' sociopatici per arrivare a quei livelli, o no? Questo... una domanda che fa fatica a rispondere, nel senso che non mi pare che Obama fosse un sociopatico, dunque e nemmeno la regina d'Inghilterra, dunque direi di no. Forse per essere dittatori bisogna essere sociopatici. Alla fine del film l'aspirante regista dice al Duce: ma che persona sei? E lui dice: sono un vincente. Ecco, questa frase non c'è nell'originale tedesco e mi sembra molto interessante perché in Italia forse vale anche di più, a prescindere appunto del fatto che una persona sia la più preparata o la certo, più saggia o la migliore, insomma, se sembra un vincente, spesso l'italiano lo segue. Secondo voi è vera questa cosa? Perché avete voluto mettere quella frase in quel momento? Penso che ovviamente Mussolini di sé pensi che sia un vincente, però penso che in Italia i vincenti, cioè come un anticorpo nel reale, vengono in qualche modo presto fatti diventare dei perdenti. Ma non mi riferisco al Mussolini vero, ma a quello che è tornato, che io penso che dopo qualche anno la televisione lo avrebbe di nuovo distrutto. Dunque io penso che Mussolini torni in un paese che in qualche modo non è quello di allora. È un paese che dal punto di vista televisivo ha poteri più forti della politica. A proposito di televisione, una delle prime cose che Mussolini nota quando arriva è, accendendo la televisione, che ci sono cuochi, sempre cuochi. Volevo sapere, ci siete arrivati perché avete acceso veramente la TV e vedevate che c'erano solo cuochi in TV, oppure insomma magari... Ma diciamo che se accendi la TV ci sono solo cuochi. Quindi diciamo che lui è appunto, più che altro la battuta interessante, come si fa ad essere... diciamo a far figli in un paese dove la cosa più importante sono i cuochi. Okay. Rispetto all'originale tedesco, dove lì c'era Hitler, che magari vabbè, un'altra figura complessa da certo, analizzare, qui la differenza è che Mussolini alla fine sembra anche una persona molto affabile, perché racconta barzellette, canta, addirittura dà consigli su come rimarcare le ragazze, insomma sembra quasi no, un amico. Ah, certo. E questa è la differenza in realtà del film tedesco. Non dei tedeschi. Io penso che questa è la differenza del film italiano rispetto a quello tedesco. Il nostro rapporto con Mussolini è stato maledettamente più indulgente. Nonostante quello che Mussolini comunque ha fatto in Italia, la gente ha dimenticato, tranne appunto la vecchia, la persona anziana che incontreremo nel film. C'è una distanza ideologica, non è un tabù. Mussolini paradossalmente è uno di noi. La forza del film è che non lo giudica, perché è la storia che avrebbe dovuto giudicarlo, ma in qualche modo si concentra a vedere come gli italiani, non dico che lo voterebbero, ma che con lui hanno un rapporto, perché naturalmente parte del film è documentaristica, vera, hanno un rapporto assolutamente molto più naturale quanto potevano avere i tedeschi col demonio che Hitler. Quindi secondo me, se il personaggio è meno forte rispetto a Hitler, è proprio questa sua forza che abbiamo fatto diventare incredibilmente un cortocircuito con quelli che sono gli italiani, perché non è molto diverso da noi. E anzi lui lo dice a un certo punto, dice: il fascismo non l'ho inventato io, l'ho preso dall'inconscio degli italiani. Se c'è una cosa su cui veramente oggi non si può scherzare sono gli animali, perché vediamo che uno può dire le cose peggiori, ma non si possono toccare i cani, è vero? Secondo lei questo è un nazismo? Beh, non riguarda poi tra l'altro soltanto i cani, ma sicuramente per cose molto più piccole non ci accorgiamo di cose molto più grandi.
a un certo punto la signora anziana che lei citava dice anche allora all'inizio ridevano, lo scambiavano per un comico. Ci sono dei limiti che bisogna porre sulla comicità? Noi parliamo sempre di libertà, bisogna scherzare su tutto. Ma possiamo veramente scherzare su tutto o no? Secondo me sì, possiamo e dobbiamo scherzare su tutto. Possiamo anche raccontare delle realtà violente senza pensare che la gente scenda in strada a impanacciare la pistola, tipo Gomorra. E dobbiamo imparare e crescere che una cosa è una finzione e una cosa è la realtà. Se no siamo in veramente noi nella dittatura. Okay, grazie. Grazie. Eravate un popolo di analfabeti. Dopo 80 anni torno. E vi ritrovo un popolo di analfabeti. Quegli occhi non si dimenticano. Anche allora la gente rideva. Anche allora credevano fosse solo un comico.